Grazie, grazie per l'invito. Colgo uno degli inviti che prima ci ha fatto Stefano Fassina ad essere anticonformista e credo che il punto di vista che vi esporrò sia anticonformista in un certo senso rispetto a quello che fino adesso abbiamo ascoltato, abbiamo parlato dell'essere umano lavoratore o produttore. Quello di cui voglio parlare invece è dell'essere umano persona, l'essere umano, diciamo, cittadino. Ecco, io credo, ho sempre pensato che uno dei mestieri della sinistra fosse quello di considerare gli esseri umani uguali davanti al potere come cittadini. E questo è contenuto anche nella nostra Costituzione. Noi sappiamo che l'articolo 3 della Costituzione ci dice che devono essere rimossi tutti gli ostacoli per una piena partecipazione, lì si dice dei lavoratori, però c'è stata discussione tra i padri costituenti su questo, qualcuno parlava di cittadini e poi è prevalsa, diciamo, la dicitura, il termine lavoratori, ma come dire, c'è stata abbastanza discussione su questo. Ecco, il tema che voglio introdurre è questo: se è uno dei mestieri della sinistra quello di, diciamo, di considerare i cittadini uguali nella loro possibilità di concorrere a costruire le politiche. E quindi il tema della partecipazione, no? Ho visto un video sul web in cui, appunto, Stefano, ti do del tu, non so se. In cui Stefano diceva sinistra è chi la sinistra fa, citando Forrest Gump. Ed è una cosa, diciamo, interessante da questo punto di vista. Allora io cito Giorgio Gaber che diceva che libertà è partecipazione, no? Questa è una frase molto conosciuta da tutti, è un suo verso. E quindi il tema della partecipazione. Il tema della partecipazione è che negletto, diciamo, da sempre, perché le nostre sono democrazie che si sono sempre più oligarchizzate. Noi diciamo studiosi della democrazia deliberativa, io stesso sono un economista, ma applicato a questi temi, osserviamo che il potere è sempre più verticale, sempre più verticistico, sempre meno persone esercitano potere su sempre più persone. Ma questa è una patologia che era emersa fino dalle origini della democrazia. Lo stesso Aristotele sosteneva che il vero strumento democratico fosse quello dell'estrazione a sorte, perché è ovvio che se invitiamo tutti quanti, diciamo, a partecipare, chi ha più risorse, chi ha più beni, chi ha più interesse, chi ha più tempo parteciperà e altri meno interessati, con meno risorse, con meno interessi in campo, non parteciperanno, non avranno il tempo, no? Chi lavora tutto il giorno difficilmente ha tempo di partecipare, per esempio, a un incontro in cui si decide, non so, una strategia di sviluppo della sua città. E se guardate alle nostre assemblee, ai nostri incontri, spesso questa cosa noi la ritroviamo. Ci sono ampie sacche di esclusione sociale, politica. Ok? Anche stasera, se guardate tra di noi, questa cosa la cogliete, no? Quanti giovani ci sono? Non sono tantissimi. Ok? Diciamo che l'età è un certo tipo di età, il sesso è un certo tipo di sesso, anche se noto una certa diversità, però è sostanzialmente questo. E allora, qual è diciamo, la provocazione? La provocazione che porta l'associazione di cui faccio parte, che è un'associazione di promozione sociale che si chiama Prossima Democrazia, è quella del fatto che la democrazia è un ecosistema. In questo ecosistema, oggi è prevalente una specie. La specie si chiama democrazia avversariale, democrazia parlamentare, la democrazia che decide attraverso la contrapposizione e attraverso il voto. Provate a guardare come sono fatti anche i parlamenti. Come sono fatti i parlamenti? Sono divisi in due emicicli. Quello inglese, che è il più antico di tutti, addirittura ha due bancate contrapposte. E invece molte volte le questioni non si decidono tanto attraverso il voto, la divisione, la contrapposizione, eccetera, ma si decidono attraverso quella che noi chiamiamo deliberazione. Cioè noi siamo dei sostenitori della democrazia cosiddetta deliberativa.
cioè la democrazia del dialogo, della funzione epistemica della democrazia, cioè di comprensione dei temi, discussione dei temi e poi decisione sui temi. Una funzione che noi abbiamo completamente perduto, cioè la nostra è una democrazia che si concentra sull'ultimo segmento del processo decisionale, cioè sulla decisione. Cioè noi, diciamo, concentriamo tutte le nostre energie sulla decisione. Cosa significa democrazia avversariale? Significa che chi si impegna in politica e in democrazia è una persona che diventa super specializzata nello sconfiggere l'avversario. Questo l'ho detto davanti a tanti parlamentari e loro hanno sorriso di questo, annuendo al fatto che sono diventati degli ottimi, diciamo, guerrieri, diciamo così, o guerriere, ma non degli altrettanto bravi, come dire, facilitatori di una discussione, perché si chiarissero i problemi, perché tutti se ne appropriassero, perché tutti potessero avere la possibilità prima di partecipare, e vi dirò anche come, diciamo, noi cerchiamo di risolvere il problema, poi di capire e poi di decidere. E guardate, di questa cosa si parla in tutta Europa. La conferenza sul futuro dell'Europa, io ho fatto parte di un gruppo di lavoro, di un panel della conferenza sul futuro dell'Europa, è tutta basata sul metodo di cui vi sto parlando in pochi secondi perché sta scadendo il mio tempo, ma c'era una montagna di cose da dire, cioè sul metodo dell'estrazione a sorte, cioè sul metodo campionario. Non abbiamo quindi soltanto la democrazia dell'elezione, ma a fianco, per l'uguaglianza, perché il caso è cieco, nel senso che non propende né da una parte né dall'altra, quindi abbiamo tutti la stessa possibilità di essere sorteggiati dentro un campione rappresentativo che può fare politica insieme alla politica eletta. Ecco, questo è far interagire l'elezione con l'estrazione a sorte. Questa è la provocazione anche che faccio. Se è un mestiere della sinistra, l'uguaglianza espressa anche attraverso il caso, ecco, questa può essere una proposta per dare un contributo, diciamo così, di sinistra, che io considero di sinistra perché è basato sull'uguaglianza, al miglioramento delle nostre democrazie così in crisi. Grazie Stefano.